La scomparsa di Libero De Rienzo ha lasciato il mondo dello spettacolo senza parole. In suo ricordo, ecco i personaggi più iconici che hanno segnato la carriera. Un periodo particolarmente triste quello che il mondo dello spettacolo italiano sta vivendo. A pochi giorni dalla scomparsa della grande Raffaella Carrà, oggi il paese intero piange un giovane attore, regista e sceneggiatore napoletano. Libero De Rienzo è stato trovato presso la sua abitazione, stroncato da un infarto a soli 44 anni. La notizia è subito rimbalzata sul web e sulle maggiori testate, tra l'incredulità di tutti. Nonostante la sua giovane età, l'attore napoletano aveva già alle spalle una carriera piena di successi. De Rienzo aveva mostrato la sua passione per la recitazione fin da giovane ed infatti la fama e gli apprezzamenti sono giunti ben presto. Diversi i particolari personaggi che l'attore ha interpretato nei suoi film ed in cui il pubblico si è spesso immedesimato. Il David di Donatello nel 2002 ne ha sancito definitivamente la sua affermazione tra i migliori attori italiani di sempre. In sua memoria, ecco quali sono i personaggi che ne hanno fatto di lui un personaggio del cinema di successo. Diverse le pellicole che lo hanno visto tra i protagonisti principali. Il suo esordio arriva nel 2001 con il film di Marco Ponti, Santa Maradona, in cui l'attore ha interpretato il giovane Barto, ovvero Bartolomeo Vanzetti. Un ragazzo che fingeva di essere un critico letterario ma che in realtà si lasciava aiutare da suo cugino siciliano per poi poltrire tutto il giorno. L'attore passa anche per il piccolo schermo prendendo parte a diverse fiction tra cui anche Milano-Palermo Il Ritorno. Ma la sua più grande passione rimarrà il cinema e nel 2009 lascerà il segno con Fortapash di Mario Risi in cui interpreta Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino ucciso brutalmente dalla camorra.